Signore e signori, benvenuti ad S News Stories. Siamo oggi con Luca Vittorio Cappelletti, direttore commerciale e marketing di Betacavi, e con l'ingegner Fabrizio Bernacchi, amministratore di Eclettica Lab. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. La Buongiorno a volta tutti. precedente abbiamo presentato la partnership tra queste due aziende e quindi mi rivolgo a Cappelletti. Quali le vostre sinergiche finalità che vi vedono collaborare a sostegno dell'installatore e del progettista 3.0? Allora, la collaborazione nasce con l'obiettivo comune di fornire un supporto adeguato per la formazione del progettista, dell'integratore e di tutta la filiera. E questo credo che come messaggio di fatto sia giunto a destino. Betacavi fornirà i contenuti tecnico-normativi inerenti il cablaggio ed Eclettica Lab fornirà gli strumenti adeguati a formare le competenze. È evidente che in un evento di solo 3 ore non sarà possibile entrare nel merito di ogni singola tecnologia. Infatti ci limiteremo a fornire una visione d'insieme e ripensare al mondo della progettazione per la quale, come dice l'ingegner Bernacchi, siamo tutti utenti. Oggi dunque si concretizza il vostro primo step con la prima docenza da parte dell'ingegnere, che nel dettaglio ci parlerà dell'evoluzione dell'infrastruttura nel corso degli anni fino ad oggi, nella quale confluiscono poi tutte le tecnologie di edificio come proprio nello smart building. Verrà quindi fornita una prima visione d'insieme, come ama definirla Cappelletti, e quindi mi rivolgo a lei, ingegnere. Quanto pesa l'infrastruttura sul sistema e quanto è fondamentale un adeguato mezzo trasmissivo, quindi il cavo? Diciamo che l'infrastruttura costituisce l'elemento portante di tutto il sistema di comunicazione, quindi è dal punto di vista funzionale un elemento basilare importantissimo. Naturalmente l'infrastruttura può essere gestita in modalità diverse, ma se pensiamo solo a una questione di suddivisione di costi, in un sistema di cablaggio la parte di infrastruttura pesa nel costo complessivo di una rete dell'ordine del 5%. Quindi risparmiare su questo 5% rispetto al 100% non ha senso già in partenza. Di questo 5% forse un 15% è il costo di ingegnerizzazione, un 35% sono i materiali, il resto è manodopera. Per cui affidarsi a materiali di qualità elevata è sicuramente la scelta prioritaria che dobbiamo fare. Risparmiare sul materiale dell'infrastruttura, anche dal punto di vista economico, è il primo errore fondamentale che si fa nella struttura di una rete. Quindi materiali di qualità importante, come per esempio Betacavi ci può dare, diventano l'elemento su cui basare tutto il resto. Chiarissimo, e tra l'altro lei parla proprio del suo laboratorio da Eclettica Lab dove vediamo molti cavi. Quindi direi a questo punto procediamo, ingegnere, e partiamo con la sua docenza. Bene, oggi parleremo dei sistemi di telecomunicazione e della loro evoluzione, andando a vedere come le varie applicazioni possono essere integrate all'interno di questi sistemi. In realtà la storia è partita tanti anni fa, quasi 100 anni fa, ovviamente, quando si è cominciato a costruire quelle che poi sarebbero diventate le prime reti di accesso. Reti di accesso che oggi vengono anche definite a banda larga e forse sarebbe meglio dire a banda ultralarga. Queste reti che possono essere sia cablate che senza fili. Oggi, nel 2020, queste reti ci hanno portato in quel mondo che viene definito della società del gigabyte. Siamo entrati in questa rete del futuro dove l'intelligenza è distribuita attraverso la rete stessa e utilizzata in maniera cooperativa. Per questa rete quindi è fondamentale elaborare in tempo reale una mole infinita di dati, i cosiddetti big data. Sempre più l'impiego di intelligenza artificiale si affianca a quella umana. E tutto questo non è possibile se le reti di comunicazione, che costituiscono l'infrastruttura portante e abilitante di questa che viene anche definita la quarta rivoluzione industriale,
avessero delle problematiche o un'efficienza limitata. La mole di dati che entra dentro è talmente ampia che ovviamente si sono strutturate unità di misura molto più ampie rispetto al terabyte a cui forse siamo un po' tutti abituati. Pensiamo per esempio che il traffico su internet nel 2017, il traffico IP, è stato di oltre un zettabyte, cioè un ordine di byte con 21 zeri sequenziali. Quindi ecco che anche questo mondo diventa, siamo tornati ai brontosauri, perché il brontobyte è la definizione di un ordine di grandezza di 10 alla 27 byte. Ecco la mole infinita di dati. Perché tutti questi dati? Perché il mondo della rete ovviamente si è evoluto nelle sue applicazioni e nel suo utilizzo. La prima generazione internet, che è partita alla fine degli anni 80, inizio degli anni 90, ovviamente consisteva nella navigazione internet e magari nello spedirsi mail. Poi, nell'anno 2005 siamo entrati nella seconda era di internet, nel secondo ciclo internet, dove sono entrati dentro i social, quindi lo scambio di immagini, lo scambio di filmati, lo streaming video, lo streaming audio, ed ecco che la banda ha necessità di aumentarsi. Oggi siamo dentro la società del giga world, cioè dove c'è la realtà aumentata, dove ormai cominciamo a vedere quei visori che indossati ci portano in realtà virtuali, no? Molto belle e molto significative. Possiamo creare una telepresenza virtuale, possiamo avere applicazioni ovviamente evoluti, dove l'intelligenza artificiale può giocare dei ruoli fondamentali, ma ovviamente tutto questo ha bisogno di reti ben strutturate. Se veniamo dal lato consumer, ovviamente, e veniamo a noi italiani, andiamo a vedere che, per esempio, i dati Eurispes ed Agicom nel 2013 a dicembre ci davano questa diciamo, fotografia. Il 73% delle abitazioni e degli uffici italiani avevano un collegamento fisso ad internet, ma già il 62% degli italiani cominciava ad utilizzare lo smartphone. Questo significa che oltre il 60% della popolazione ha l'utilizzo sia della banda fissa che della banda mobile. Un mercato potenziale di 17 milioni di famiglie. Questo dato ha trovato conferma a dicembre 2017 e la variazione sostanziale è stata proprio nella qualità del collegamento. Se fino allora i collegamenti tipici viaggiavano intorno ai 2 megabit, ai 3 megabit, ma forse meno in tanti altri casi, oggi questi collegamenti cominciano a diventare a 20 megabit, a 30 megabit e in alcuni casi si arriva ai 100 megabit. Quindi è la qualità del collegamento che si è sviluppata in questo periodo. Collegamenti che in larga parte sono stati realizzati e vengono utilizzati in modalità wireless. Pensiamo alle collegamenti dove arriva a casa nostra la larga banda attraverso un'antenna. Questo è il mondo dell'utenza. Quali esigenze abbiamo noi come italiani, come cittadini che tutti i giorni viviamo in questo mondo? Ma il mondo della rete ovviamente è molto più complesso. Tipicamente vengono, per esempio, presentati i famosi quattro paradigmi tecnologici che riguardano l'intelligenza sulle cose, l'internet delle cose, che riguardano lo smart grid, cioè l'energia. Oggi sempre più produciamo energia da fonti non programmabili, fotovoltaico, solare, e tutto questo porta a dei picchi di produzione, i picchi di assorbimento che non sono facilmente gestibili, ovviamente, perché non controllabili direttamente. E quindi c'è bisogno di monitorare costantemente la rete per evitare crash sulla rete stessa, per evitare ovviamente che la rete di distribuzione energetica funzioni. Quindi i dati al servizio di una funzionalità di distribuzione di energia. E poi ci sono i dati a servizio delle città, tutti noi sentiamo parlare di smart city. E poi ci sono i dati a servizio degli edifici,
con la building e la home automation. Ecco, questi quattro paradigmi tecnologici sono niente altro che delle reti che portano ovviamente una comunicazione tra oggetti, oggetti intelligenti. Sempre più siamo circondati da questi oggetti, no? Pensiamo per esempio che ormai un microprocessore viene, diciamo, inserito all'interno delle nostre scarpe. Pensate a tutte quelle statistiche che vengono fatte su, per esempio, sui giocatori di calcio, quanti chilometri hanno percorso durante una partita di calcio, quali sono le aree del campo più frequentate dal calciatore. Ecco, tutto questo viene fatto attraverso dei microprocessori che sono posizionati all'interno delle scarpe. Quindi ecco che oggetti diventano sempre più intelligenti e ovviamente tutti noi, chi fa running, chi fa sport in maniera particolare, può usufruire di questi servizi. Ma ovviamente anche a livello civile, a livello della vita quotidiana, ne siamo ovviamente immersi dentro. Quindi è una rete che collega gli oggetti, una rete che collega gli apparati che distribuiscono energia, una rete che gestisce la funzionalità di una città, una rete che gestisce la funzionalità dell'edificio. Ecco, qual è l'elemento che accomuna tutte queste reti? Il fatto che viaggiando su queste reti soltanto dati digitali, soltanto bit, possono essere interconnesse tra di loro e quindi interoperare per darci un macrosistema unico dove la funzionalità è enormemente superiore a quella che potrebbero avere i singoli sistemi separati tra di loro. Questo concetto viene espresso da un termine, il termine è olistico. Quindi un sistema olistico si fonda su tre elementi fondamentali, tre ingredienti costitutivi. I dispositivi sempre più intelligenti, abbiamo detto, una rete di comunicazione performante, quindi dove i dati possono viaggiare in maniera molto veloce e di quantità enorme, e poi un data model, cioè le regole che vanno a gestire tutta la parte di funzionalità della rete, un protocollo di comunicazione. E di fatto potremmo pensare a questo protocollo di comunicazione come quello ormai diventato universale che si chiama protocollo IP. Un sistema olistico ha delle funzionalità enormemente superiori a quelle che potremmo avere gestendo in maniera separata i singoli sistemi. Quindi questi mondi, questi paradigmi tecnologici ovviamente sono componenti di uno stesso macrosistema che fa dell'IP, quindi del protocollo internet e della banda larga e abbiamo detto ultra larga, trovano gli abilitatori fondamentali, poiché ovviamente garantiscono l'interconnessione e lo scambio di informazioni tra questi sistemi. Questo mondo è stato talmente necessario e impellente che già da alcuni anni ormai la comunità economica europea, attraverso quella che è stata definita l'agenda digitale, prevedeva degli obiettivi molto chiari per il 2020 nei vari stati. E appunto, al giorno d'oggi, almeno il 100% della copertura internet sul paese deve arrivare a 30 megabit per singolo utente e almeno nel 50% delle connessioni questa banda deve essere arrivata a 100 megabit. Ecco quindi l'idea di far nascere una rete, per esempio a livello nazionale, è determinata da strategie ovviamente italiane in questo caso, che è la rete della banda ultra larga. L'operatore quindi porta banda ultra larga cambiando tipologia di rete, passando a quella rete cosiddetta nuova, next generation, di nuova generazione, una rete di accesso che fonda essenzialmente il trasporto attraverso quel portante fisico che si chiama fibra ottica. La fibra ottica quindi nelle reti cosiddette FTT qualcosa, FTT cabinet, vuol dire che porta la fibra fino al cabinet che sta sul nostro marciapiede,
tutti noi girando per le nostre strade, vediamo questi cabinet vestiti da un cappuccetto rosso magari, e quel cappuccetto rosso significa proprio che lì c'è arrivata la fine. Ma quel progetto europeo porta l'ultra larga banda all'interno delle abitazioni. Quindi da quel cabinet inizialmente si è portata la larga banda all'interno delle abitazioni, utilizzando lo stesso doppino di rame che veniva utilizzato nella vecchia rete, nella vecchia tecnologia. L'idea però è portare questa fibra il più vicino possibile all'utente, anzi possibilmente in casa dell'utente, nel suo ufficio, nel suo negozio, nella sua abitazione. Ecco che allora il fiber to the cabinet deve diventare fiber to the building, e questa tratta di fibra viene anche definita cablatura orizzontale. E infine dal building ovviamente la fibra deve raggiungere le varie abitazioni, i vari appartamenti, le varie unità immobiliari, siano esse adibite ad abitazione, siano esse adibite a negozio, siano esse adibite ad attività diversificate. Quindi quella che si chiama la cablatura verticale e che porta finalmente la fibra fino all'home, fino all'office, fiber to the home, fiber to the office. In Italia operatori di questo tipo a livello nazionale ovviamente sono Telecom Italia, a cui si è affiancata in questi ultimi anni Open Fiber, un'azienda di derivazione Enel che ovviamente sta cablando l'Italia ed è ovviamente una società di telecomunicazione a tutti gli effetti, anzi per meglio dire dovremmo dire un operatore di rete, cioè costruisce quell'infrastruttura nazionale come ha fatto Telecom Italia a suo tempo e sta facendo anche oggi, e a queste si affiancano altri operatori che sono gli operatori regionali, cablatori regionali o addirittura anche a livello locale. Comunità economica europea, Stato nazionale italiano hanno detto ultra larga banda deve arrivare dappertutto, quindi dovrà coprire e arrivare a tutti i comuni italiani, a tutti i cittadini italiani, attraverso quel progetto di copertura nazionale che si chiama progetto BUL, appunto di banda ultra larga. E attraverso questi bandi e questi progetti, finalmente la fibra può arrivare in tutte gli edifici e dagli edifici in tutte le abitazioni, in tutti gli appartamenti. È un mercato complessivo molto, importante, quindi un contesto di mercato che coinvolge circa 11 milioni di unità abitative, secondo i dati Istat, che devono essere in qualche modo servite da questa nuova rete. Questa nuova rete è fatta in fibra ottica completamente passiva, che viene anche definita Next Generation Access Network, NGAN. Ci sono infrastrutture di rete leggermente diverse tra i vari operatori. Telecom Italia ha una sua infrastruttura di rete che prevede uno splitteraggio unico a livello del cabinet. Per esempio Open Fiber utilizza un'altra strategia, che è quella del doppio punto di snodo, ovviamente il primario e il secondario. Comunque l'obiettivo è sempre arrivare al building, è sempre arrivare alla home. Quindi questa evoluzione dal punto di vista delle reti, dell'infrastruttura di rete a livello nazionale, è che si evolve. Ma poi non basta, perché ci sono altri attori su questo mercato che sono i fornitori di servizio, che utilizzano l'infrastruttura di rete per portare i propri servizi al client, al cittadino, all'utente. Ecco che allora questo mondo di fornitori di servizio, di telefonia, di televisione, di film, di sport, ovviamente, stanno generando un movimento importante, importantissimo a livello mondiale, perché appunto cambiano i modi tradizionali di gestire queste industrie della televisione, delle telecomunicazioni. Ed ecco che alcuni movimenti importanti si sono registrati in questi anni nel mondo, quindi aggregazioni, vendite, accordi commerciali sui diritti dei film, sulle partite di calcio, eccetera, eccetera. E come italiani abbiamo vissuto ovviamente accordi, per esempio tra
Sky, Netflix, tra Sky e DAZN e così via. Quindi chiaramente tutto questo movimento fa girare un'enorme quantità di denaro. E tutto questo movimento di denaro ovviamente genera un'esplosione di servizi. Servizi che ora non sono più delegati alla singola piattaforma. La televisione arriva da un'antenna televisiva, il telefono, la larga banda arrivano da un'antenna, da una rete diversa, wireless o cablata. Ecco, no, oggi si parla di multipiattaforme. Quindi il fornitore di servizio ha interesse ad arrivare attraverso qualsiasi piattaforma al suo utente finale. Ed è qui che aumenta il livello di competizione tra i fornitori di servizio. Ovviamente tutto questo viene giocato in quel mondo che si chiama appunto integrazione tecnologica, che fa della banda ultralarga e della connessione ovunque, per esempio attraverso l'accessione del mobile, strumenti indispensabili di questo mondo. Tutto questo però deve arrivare all'utente finale, deve arrivare al cittadino. In questo caso quindi bisogna vincere tutte quelle barriere architettoniche che rendono difficile questa possibilità. Ecco allora che qui nasce un ruolo fondamentale, che è quello del tecnico progettista ed installatore, che deve essere in grado di coniugare tutte queste esigenze anche a livello impiantistico. Quindi anche nel mondo dell'installazione questi grandi movimenti devono specchiarsi in una tecnologia distributiva che anche a livello di edificio renda possibile l'accesso a qualsiasi rete. Cambiare la logica impiantistica è assolutamente indispensabile e qualcuno lo farà. Quindi cogliere questa opportunità di mercato sicuramente è importante per tutti. Diamo adesso uno sguardo a un altro mondo, il mondo della TV, le frequenze TV. Le frequenze ovviamente sono una risorsa di un grande valore, ma queste frequenze attualmente dedicate al mondo della televisione a livello mondiale sono state, diciamo, traslate verso un altro mondo, che è appunto il mondo della larga banda. E quindi chi di noi si occupa, per esempio, di installazioni televisive, adesso si appresta a vivere un altro passaggio importante, che è quello della cessione della banda dei 700 MHz ovviamente agli operatori di telecomunicazioni. E quindi lo spazio di frequenziale per la televisione, per i programmi televisivi terrestri, ovviamente si sta restringendo. E nel 2022, per esempio, i canali utilizzabili saranno sicuramente molto meno di quelli che sono oggi, tipicamente circa una quindicina. Per la precisione 14. Ora su questi canali poi devono viaggiare servizi evoluti dal punto di vista della qualità. Abbiamo parlato di standard definition TV, la classica TV che sempre abbiamo avuto in casa a partire dal mondo analogico per passare al primo mondo digitale. Poi questa TV è diventata TV in alta definizione, cosiddetta anche 2K, e che vuol dire però che i bit aumentano e che gli standard di compressione devono essere più efficaci, per cui l'MPEG-2 diventa MPEG-4, l'H.262 diventa H.264, ed oggi parliamo di 4K, di 8K, dove anche l'MPEG-4 trova il suo limite. Ecco allora che entra in gioco l'H.265, cioè quello standard che viene anche chiamato HEVC. E allora ecco come l'evoluzione della capacità di gestire i dati a livello di compressione da un lato e la capacità di trasporto delle reti entrano in sinergia per ottimizzare e far arrivare al cittadino magari gli stessi servizi di prima sfruttando meno frequenze, ma anche servizi di una qualità notevolmente evoluta rispetto a quella che avevamo prima. E tutto questo poi si va ad ampliare in quel mondo del mobile, in quel mondo del mobile, e anche qui abbiamo dei passaggi di standard fondamentali di cui oggi sentiamo parlare. Se fino ad oggi tutto quanto era stato portato attraverso le LTE nella dimensione 4G, oggi sentiamo parlare di reti 5G. Queste reti ovviamente
Siamo sempre stati abituati a pensare a un'evoluzione di rete per quanto riguarda la banda. Quindi il 4G portava più bitrate del 3G, del 2G e così via. In realtà no, nel senso che il 5G, oltre che portare più banda, introdurrà nella rete un'innovazione importantissima, che è la modalità diversa di utilizzare la rete in funzione dei servizi che si vogliono, diciamo, trasmettere attraverso questa stessa rete. Ecco allora che nasce quello che si chiama la piramide dei servizi 5G, che gioca su tre punti fondamentali. Servizi che hanno bisogno, abbiamo detto prima, di tantissima banda, la realtà virtuale, diciamo la possibilità di scambiare immagini e video da parte di tutti, e così. Ma abbiamo bisogno anche di un modo di funzionare della rete per quell'internet delle cose, per quegli oggetti, per far comunicare tra loro miliardi di oggetti a livello mondiale, ovviamente, che hanno bisogno di poca banda, ma sono una quantità enorme. Quindi lì l'utilizzo della rete non andrà a privilegiare la larghezza di banda, ma andrà a privilegiare il numero di accessi possibili contemporanei alla rete stessa. Per non parlare poi di altri mondi, che sono quelli dell'automotive, quindi della guida automatica dei veicoli, ma sono anche quelli della, per esempio, assicurazione dal punto di vista sanitario distribuita sul territorio, eccetera, eccetera, dove in questo caso ciò che conta, per esempio, è il delay della rete, cioè che la rete abbia pochissimo ritardo. Se io voglio gestire un mezzo mobile e ovviamente evitare che l'auto possa investire il pedone che attraversa la strada, non posso aspettare 10 millisecondi, 20 millisecondi, che può essere il ritardo tipico che oggi possiamo avere in un collegamento. Devo portare questo ritardo sotto i millisecondi. Ecco allora che la rete ottimizza questa efficienza, per esempio andando a dislocare i cosiddetti cloud centrali di elaborazione dati alla periferia di questa rete. Quindi quando parliamo al 5G sarà una rete completamente diversa rispetto a quella del 4G. Ecco che bisogna ridisegnarla, bisogna riprogettarla e bisogna farla ex novo. Se parliamo poi di reti dal punto di vista del cablaggio, di reti cablate ovviamente, le reti si possono dividere in due grandi famiglie: quelle che sono le reti a livello privato, che insistono su una entità, su una proprietà privata, le cosiddette LAN, Local Area Network. Quel local lo possiamo definire privato. Quanto può essere grande una rete LAN? Può essere quella del mio appartamento, ma può essere quella di un campus universitario che si estende su un territorio vasto, che ha magari ha 10 edifici da collegare tra di loro, ma quella rimane una LAN, perché insiste su una entità privata. Quando dall'entità privata si entra nel mondo pubblico, la LAN può diventare MAN, Metropolitan, può diventare WAN, quindi Wide, ad ampio spettro, ad ampia superficie, che può essere una nazione, ma che può essere il mondo. La rete internet è la WAN più estesa che possiamo conoscere al mondo. Ma questa rete WAN può essere anche gestita a livello di radio accesso, quindi diventa una RAN. Mi riferisco appunto a quei collegamenti che dicevo prima, dove l'internet arriva a casa della gente attraverso un'antenna. E all'interno di queste reti sentiamo dire che aumenta, giustamente, sempre più l'utilizzo del mobile, ma qualcuno aggiunge, così diminuisce l'utilizzo del fisso. Ecco, questa è un'accezione non corretta, nel senso che una rete mobile ha, una rete wireless, ha ragione di esistere solo e soltanto come estensione di una rete cablata. Quindi il cavo, la comunicazione attraverso un portante fisico concreto, che può essere un cavo in rame, che può essere un cavo di fibra, diventa e rimane comunque l'elemento portante di qualsiasi collegamento, anche se poi questo collegamento verrà declinato ad un certo punto in modalità wireless, ovviamente per comodità, per raggiungere in mobilità apparati senza bisogno di cavi, senza bisogno di fibra.
Per esempio, ovviamente il passaggio tra le reti cablate e le reti senza fili è fatto da quegli standard che a livello di LAN si chiamano Wi-Fi, che a livello, abbiamo visto, pubblico, di reti pubbliche si può chiamare 4G, 5G e così via. E naturalmente all'interno della rete mobile pubblica si siamo passati, come dicevamo prima, da tanti standard diversi. Ed oggi ecco che si presenta il 5G. Ma la stessa cosa avviene ovviamente sulle reti cablate, perché fino ad oggi, per esempio, l'ultra larga banda arrivava a casa nostra attraverso il doppino di RAM, con quelle tecnologie che si chiamano ADSL, ADSL 2+, o magari oggi VDSL2, perché coprono il tratto da quel cabine dove è arrivata la fibra a casa nostra, dove ancora arriva soltanto il doppino in RAM. Ma tutta questa rete, abbiamo detto, sta migrando, e tutta questa rete sta diventando FTTX attraverso standard che si chiamano GPON, XGPON, XGPON2, dipende dalla tipologia di rete. Ma tutto questo serve per portare quell'utenza domestica ad avere una banda ultralarga di almeno 100 megabit per secondo, ma potrebbe a questo punto arrivare addirittura fino al gigabit. E vi assicuro che tutti noi avremo bisogno, o abbiamo bisogno, di questo. In questo mondo, quindi, anche la rete LAN sta cominciando a cambiare. Anzi, sono ormai qualche decina d'anno che è cambiata. Nel senso che, oltre che alla rete LAN classica, a cui siamo abituati noi, che utilizza ovviamente switch, che utilizza i derivatori di piano, che utilizza gli splitter di piano, che utilizza ovviamente i commutatori di edificio, i commutatori di campus, cioè quelli che normalmente sono apparati attivi e che si chiamano switch, questa rete sta diventando passiva, e sta diventando passiva utilizzando soltanto fibra ottica. Sono le reti, per esempio, che vengono definite PON, Passive Optical Network. Quindi anche la LAN diventa POLAN, Passive Optical LAN. Perché? Perché le LAN tradizionali hanno ormai, sono arrivate un po' all'estremi come funzionalità e come capacità di trasportare banda. Per cui un'evoluzione della rete, che è partita da una rete Ethernet di categoria 3 per arrivare alla categoria 5, 6 o 7, sempre più oggi è arrivata alla categoria 8 nel RAM. Ma la categoria 8 nel RAM copre distanze di 30 metri, per cui non è pensabile fare una rete funzionale utilizzando ancora soltanto il RAM. Ecco quindi che interviene la fibra ottica. La fibra ottica essenzialmente è passiva dall'apparato attivo iniziale all'apparato attivo finale, che è il piccolo modem che viene messo accanto all'utente. In realtà quindi le reti si trasformano, e laddove avevamo nei punti di diramazione dei segnali i nostri switch, apparati attivi, troveremo soltanto dei piccole scatolette dove dentro la fibra viene, si divide in tante strade, i cosiddetti splitter passivi della rete ottica. Quindi anche dal punto di vista delle reti LAN c'è questa evoluzione. Ma tutto questo mondo ovviamente deve pervadere, abbiamo detto, anche i nostri edifici. E allora compito del tecnico progettista installatore rendere fruibili queste cose, queste soluzioni, a qualsiasi edificio. Quindi anche l'impianto di edificio si deve adeguare. Nasce quell'impianto che si chiama multiservizio, multipiattaforma, multioperatore. Cioè un impianto capace di veicolare all'interno dell'edificio tutte quelle piattaforme che via via abbiamo cercato di vedere. Sia essa la televisione, sia essa le reti di telecomunicazioni di nuova generazione in fibra ottica, sia essa le reti mobili che arrivano quindi attraverso un'antenna, e quindi tecnologie diverse come il 4G, il 5G, tecnologie che riguardano applicazioni della città, che riguardano applicazioni. Quindi l'edificio diventa intelligente, l'edificio diventa smart, e quindi dobbiamo imparare a creare degli edifici smart per una città smart. Quindi smart building fanno la smart city.
insieme ad altre applicazioni ovviamente comunitarie, ma l'edificio che compone la città, elemento basilare, no? Di struttura della città, diventa, insieme ovviamente all'infrastruttura stradale, infrastruttura di energia, abbiamo detto prima, eccetera, eccetera, o all'infrastruttura di servizi possibili della città, diventano elementi interconnessi tra di loro attraverso questa rete. E allora ecco che l'idea è proprio questa, sviluppare questa mentalità impiantistica fondamentale che porta l'edificio e in ultima analisi, in ultimo termine, l'utente, il cliente finale, al centro di questi mondi, di questi paradigmi tecnologici, siano esse le reti ottiche, siano esse le reti televisive, siano esse le reti satellitari o reti che portano, per esempio, l'ultra larga banda, abbiamo detto, attraverso un'antenna, che compiono quell'infrastruttura, che realizzano quell'infrastruttura portante che lega i nostri paradigmi tecnologici dell'internet delle cose, dell'energia, delle smart city, dei smart building. Ma nel nostro edificio c'è anche un aspetto ulteriore che dobbiamo prendere in considerazione. Perché l'edificio ha bisogno di servizi propri, di servizi di comunicazione che non vengono da piattaforme esterne. Per esempio pensiamo a un impianto di videocitofonia, pensiamo per esempio ad un impianto di videosorveglianza per l'edificio, pensiamo per esempio ad un controllo energetico, pensiamo per esempio alla produzione in proprio di energia attraverso fotovoltaico per esempio. Tutte queste applicazioni hanno necessità, sia nella sicurezza che nell'automazione, questi mondi hanno necessità di essere veicolate all'interno del nostro edificio. Questo mondo porta quindi come conseguenza che una gestione impiantistica delle connessioni non può prescindere dall'essere fortemente necessaria all'interno dei nostri edifici. Chi progetta o realizza impianti quindi dovrà sempre più sviluppare questa visione integrata di installazione. La capacità di coniugare tutte queste esigenze e farle convergere in una struttura fisica, in un cavo, sia esso in rame, ma meglio in fibra, ovviamente, per realizzare un edificio il cui impianto sia un'unica infrastruttura fisica multiservizio, magari di tipo passivo, che costituisce quel data model che fa dell'edificio un sistema olistico che si rispecchia nella città intelligente, che si rispecchia nel nostro mondo Giga World. Il tecnico che ci siamo divertiti a chiamare tecnico 3.0 o smart installer o qualsiasi aggettivo lo possa definire, non ha importanza, ma deve essere capace di abilitare questa tecnologia, quindi di interconnessione, deve essere masticata, deve essere digerita e deve essere portata ovviamente nella nostra comunità, nella nostra società, per farla ovviamente evolvere. Con questo augurio e con questo auspicio, ecco, vogliamo iniziare questo cammino insieme a Betacavi proprio per cercare di creare una mentalità vincente per tutto il nostro sociale, per tutta la nostra società. Grazie per l'attenzione e buona giornata. Grazie, grazie di cuore, veramente, glielo dico con passione, perché lei ci ha presentato, ingegnere, un excursus e nello stesso tempo anche una grande, importante prospettiva, un po' come il Piero Angela delle telecomunicazioni, potremmo chiamarla. Ci ha fatto capire, secondo me, con questa breve preview, che però sarà solo, è solo un assaggio di quello che sarà poi tutto il programma che Betacavi ed Eclectica Lab stanno portando avanti, cioè hanno già messo in piedi, ma che presenteranno a breve. Ci ha fatto capire, soprattutto, penso, una cosa fondamentale, che c'è un mondo di opportunità, veramente, tante opportunità per il nuovo installatore, il nuovo progettista 3.0. L'importante è che questa figura capisca, queste due figure capiscano bene l'importanza di informarsi e di formarsi su questa nuova logica impiantistica. Ecco, perché è questo il messaggio, mi sembra, che deve passare. Se noi facciamo propria questa nuova impostazione, che lei ha spiegato così bene,
Veramente abbiamo delle grandi prospettive e questa cosa arriva proprio in un momento fondamentale, un po' anche della nostra storia che stiamo vivendo attualmente. Siamo tutti preoccupati di quello che sarà il domani, perché in questo periodo tutti stiamo soffrendo. Ecco, questo allarga l'orizzonte e dà, ripeto, opportunità a tutta la filiera, perché lei questo l'ha pure spiegato bene, tutta la filiera. Dove, ecco, questa visione d'insieme che, di cui molto parla, e adesso capisco bene anch'io Cappelletti, rende proprio l'idea. Il nostro futuro sta nel capire l'opportunità che abbiamo. Quindi mi rivolgo adesso a Cappelletti, qual è il prossimo step? Beh, allora Monica, diciamo che hai toccato proprio i punti principali che spiegano di fatto questa partnership tra Betacavi ed Eclettica Lab. Come dicevi tu, effettivamente è una grandissima opportunità per tutta la filiera. Io aggiungo che questa opportunità diventerà tanto più concreta nel momento in cui noi faremo voce forte, voi come media, noi come aziende produttrici, e non dimentichiamo la distribuzione, che è un tassello fondamentale, perché è quella che deve sensibilizzare, poi che fa un po' da cuscinetto, no? Diciamo che è veramente un'opportunità grande. Il prossimo passaggio sarà evidentemente, visto che i contenuti a quanto pare sono interessanti e soprattutto attuali, il prossimo passaggio sarà quello di ufficializzare la proposta formativa e renderla pubblica. Perciò abbiamo assistito adesso a un preview di quello che sarà poi la presentazione ufficiale. Alcuni aspetti verranno ulteriormente sviscerati e contestualmente parleremo dell'infrastruttura proprio dal punto di vista tecnico, e questo sarà poi un onere nostro. Però evidentemente è interesse di tutti fare formazione, è interesse di tutti che si formi questa nuova figura dell'installatore 3.0 che abbia le competenze per poter agire poi sull'infrastruttura, e è una grande opportunità. Se ce ne rendiamo conto, saremo poi tutti in grado di dare seguito a questa attività che parte da Betacavi, ma che potrebbe partire da qualsiasi altra azienda che opera all'interno del comparto. Benissimo, chiarissimo il messaggio. Quindi filiera, produttore, distributore, progettista, installatore, con comune denominatore comune proprio la formazione e la cultura, una nuova visione. Con questo messaggio ci diamo appuntamento alla prossima puntata. Grazie a tutti. Grazie.